vorremmo mai che a qualcuno viene in mente, dopo aver tolto tutta la liquidità dei comuni d'Italia, di dare i soldi a Roma perché è in rosso con la liquidità. Questo sarebbe veramente il colmo. Ma non è finita. Non è finita. Il problema alla fine più pressante riguarda la liquidità che togliamo ai territori. Togliere 9 miliardi di euro dalle agenzie distribuite su tutto il territorio, dalle banche di tutto il paese, significa togliere liquidità a famiglie e imprese. 9 miliardi con l'effetto leva fanno anche 100 miliardi di liquidità in meno per le imprese. Imprese che già si aspettano dalle regole di Basilea 3, che ormai sono lì lì per essere operative, un bel 30% matematico secco di credito in meno. 30% in meno, e in più gli togliamo altri 100 miliardi di liquidità. Ebbene, governo, colleghi, altro che crescita, noi siamo molto preoccupati. Qui rimangono tutti all'asciutto, perché tutta la liquidità che serve va al centro. Colleghi, la vera liberalizzazione per la Lega è una sola. La vera liberalizzazione è il federalismo fiscale, sono i costi standard. La vera liberalizzazione è ridurre la spesa pubblica, e non è stato fatto niente per ridurre la spesa pubblica. La vera liberalizzazione è ridurre il perimetro dello Stato, e non è stato fatto niente per chiudere i carrozzoni delle aziende municipalizzate perennemente in perdita. Niente. La vera liberalizzazione è lasciare i soldi, la liquidità, nelle tasche di famiglie e imprese. L'alternativa purtroppo è il declino, e purtroppo i dati di quest'anno ci prevedono un bel declino.